Eccoci qua. Allora riprendiamo la seconda parte. Volevo sentire un po' le esperienze di qualcun altro per quanto riguarda il ricovero invernale. E vediamo un po' Walter che cosa ci dice. È la prima volta che ti colleghi con noi? Perfetto. Sì, è la prima volta, prima sera. Raccontaci un po'. Io ho circa 500 piante, in prevalenza cactacee, e le tengo tutte quante, o quasi tutte, le più delicate, ovviamente le ricovero su un sottoscala molto ben luminoso, la maggior parte nei terrazzi coperti, e le copro solo col TNT nelle serate dove ghiaccia Dove ti praticamente. trovi tu, scusami? Perché Abito in Veneto, temperature? sicché. Meno 3, meno 4, meno 5 nei giorni più freddi dell'inverno. Normalmente in questi giorni, ad esempio, sono 0, meno 1, più 1. Normalmente al mattino E prendo. l'umidità? Com'è la situazione umidità? È bella alta, soprattutto in questi giorni. Continua a piovere. Qua è una zona Pianura Padana dove spesso c'è anche la nebbia. Sicché, però, la copertura che contiene ti garantisce un po' di impermeabilità. Cioè, chiaramente non al 100% come può essere una serra o del nylon, però TNT non fa passare tanta umidità. Ecco, volevo chiedere una cosa, secondo me è molto molto importante il terriccio che si usa, perché se Certo, noi lo immagino. mettiamo, usiamo un terriccio ben drenante, difficilmente la pianta ghiaccia. Le mie sono fuori sul terrazzo coperto, non prendono pioggia, non prendono acqua. Comunque sono fuori e non ho soltanto i classici Echinocereus o Echinopsis che sono molto più resistenti al freddo di altre piante. Tengo fuori anche Telocactus, tengo fuori Mammillaria, tengo fuori molti tipi di piante. Certo. E di conseguenza non mi succede, non ho mai avuto problemi col freddo. Ovviamente quando vedo che se dovesse succedere qualche giorno che va sotto anche in meno 4 o meno 5, magari la sera ci appoggio sopra un po' di nylon. Ripeto, Certo. io abito in affitto, ho dei bei terrazzi coperti e non ho necessità, cioè non ho la possibilità di farmi una serra. Però in questo modo vedo che non ho mai avuto problemi. Molto importante il terriccio e aria, perché Sì. prendono aria tutto il giorno e la sera le copro. Diciamo che di Tutto qua. questo, per quanto riguarda il terriccio, ne abbiamo già parlato nei precedenti incontri e ovviamente un terriccio molto minerale, come appunto abbiamo detto nelle precedenti chiacchierate, sicuramente ha una ritenzione idrica minore perché drena immediatamente. Quindi, se le piante stanno a secco da fine settembre, insomma, sicuramente saranno più asciutte di un terreno torboso. Quindi, questo sì, sicuramente è una linea guida importante, fondamentale, appunto avere un terriccio molto minerale per mantenere bassa l'umidità nella composta. Vediamo qualcun altro se ci vuole raccontare la sua esperienza. Non lo so, chi c'è di nuovi che non abbiamo mai incontrato? Nessuno? Va bene, allora Chiara ci vuoi raccontare qualche cosa? Oppure Cristina? Non lo so. Ditemi voi. Prego. Sì, allora ne approfitto se posso. Mi sentite? Sì, vai. Allora, ho fatto quest'anno una serra appunto di quelle che si comprano nei negozi classici con ripiani con il nylon sopra. E lì ho ottenuto tutte le mie piante, quindi un po' di cactaceo, un po' di succulente, a parte due piante epifite, Epiphyllum e Hylocereus, che ho deciso di tenere in casa. Purtroppo le temperature comunque sono sui, anche nelle stanze più fredde, 18-19 gradi, quindi purtroppo non sono proprio al freddo. Però mi è sembrato di capire da quello che ho letto che comunque è meglio tenerle un pochettino al caldo quelle, cioè fuori, comunque io abito a Bergamo, quindi già queste notti ha nevicato, eccetera, pur essendo riparate dall'acqua, mi sembra più giusto tenerle in casa. Quindi volevo Quelle anche un po' un parere su questo. sono piante di origine subtropicale, quindi teoricamente un pochettino di caldo, come dicevamo prima, per i melocactus, eccetera, potrebbero stare bene.
Però ti posso dire che, per esempio, io ne ho più di qualcuna di quelle, anche se diciamo, ormai nella mia collezione sto cercando di eliminarle. Io le tengo dove tengo tutte le altre, all'aperto, alcune coperte ovviamente, e resistono a temperature anche vicine allo zero senza nessun problema. Quindi possono stare anche quelle possono stare a secco per lunghi periodi. Diciamo che te ne accorgi facilmente se soffrono, perché si raggrinziscono le foglie, e quindi se dovessi vedere quel fenomeno là gli dai un pochettino d'acqua, insomma, ecco. Però se le tieni al caldo le devi annaffiare, come l'abbiamo detto prima. Sì, infatti sto annaffiando, continuano a crescere No, non con tantissimo, la tra stessa l'altro. frequenza dell'estate, però, eh. Cioè un po' di meno Ok. sicuramente, anche una volta ogni 20 giorni, una volta al mese. Volevo appunto chiedere un'altra cosa relativa ai fiori, perché ho alcune mammi larghe e un cresto cactus che hanno su ancora adesso dei boccioli di fiori e non capisco se devo innaffiare quelle piante No, nonostante siano fuori no, oppure lasciarle così no. e Allora, le non mammillaria le... fioriscono sempre, durante tutto l'anno. Dipende dalle specie, però alcune fioriscono in pieno inverno. Per esempio, adesso è il periodo della plumosa, della scheideana, di vari. E sono le mammillari sono praticamente sempre in fiore. Non le devi considerare. Una volta che hai smesso di Ok. annaffiare a fine settembre, non ci pensare più. Fino a febbraio-marzo, tranquillamente. Non, la mammillaria, le mammillarie, come tutte, quasi tutte le cactacee, non hanno problemi durante l'inverno senza acqua. L'importante è che, ripetiamo, che siano a secco, però. Vediamo un po' se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Qualcuno che non ha mai, che ha partecipato semmai per la prima volta. Così vediamo Se quanto volete tempo posso abbiamo. parlare io. Ah, ecco qui, Bruno Ressa. Sì. Sì, sono Orso di Mare sul forum. Ho cambiato il Ah, nome così ok. sono più visibile. Niente, io sono fra i fortunati che ho lo spazio per posizionare una serretta, e Di quindi dove una sei? serra di Scusa, quel. di... Io sono a Bari. Ah, e allora sei fortunato, sei come... Eh sì, quindi Sei qua. come Gino, sei al mare. Nonostante questo, ho trovato comodo mettere su un terrazzo primo piano, che ho io di proprietà. Ho costruito una di quelle serre in policarbonato di 2 metri per 1 metro, insomma, 5 metri quadri più o meno. Sarà. No, 5 metri quadri, neanche, 2 e mezzo per 1 e mezzo. Insomma. Solo che l'ho costruita per metterci una decina di piante che ho ereditato da mia madre, grosse, così, giusto per ricoverarle. Dopodiché il lockdown mi ha fatto partire una cosa compulsiva e ho saccheggiato i vivai online questa primavera. E praticamente sono arrivato in una situazione in cui la serretta ora è piena di piante, diciamo, piccole, comprate da vivai. E quelle grandi per cui l'avevo costruita e ho dovuto comprare una copertura. Praticamente le ho messe in una specie di cassone di lamiera che sopra c'è una copertura in policarbonato. Penso che si usi per fare i semenzai di ortaggi, cioè si mette attorno a un vaso di lamiera e poi sopra si poggia un tettuccio di policarbonato che si può aprire e chiudere. Ma E questo nel periodo invernale, ma ovviamente in una posizione io non esposta al sole, però, perché sennò si surriscalda. e senti, è molto arieggiato perché non è assolutamente neanche chiuso. Diciamo che il policarbonato è più piccolo rispetto alla lamiera. Onestamente io la mattina, se c'è sole, alzo le coperture, alzo le ali praticamente, quindi faccio arieggiare, anche perché faccio arrivare un po' di sole. Ma Però d'estate ovviamente poi le lasci libere, no, diciamo. l'estate le metto fuori. Ok. No, è il primo anno che sto facendo questa cosa, perché Vabbè,
invece no, nella sera io credo che però così a lume di naso, vista pure l'esperienza di Gino che ho visitato varie volte la sua collezione, io credo che insomma nella zona dove ti trovi tu forse dovresti solo valutare di ripararle dall'umidità, perché il freddo alla fine dei conti insomma non credo che arrivi a temperature così basse dalle parti tue. No, infatti questo periodo il minimo abbiamo avuto 4 gradi una notte, appunto, ma giusto una notte. Invece nella serra, avendo la corrente elettrica, ho messo un dispositivo di quelli che se supera una certa temperatura mi fa azionare una ventola di estrazione dell'aria, così anche se non sto attento ad aprire e chiudere i portoncini, comunque c'è un ricambio di aria. Avevo intenzione di fare anche qualcosa che scattasse a livello di umidità, però onestamente è come dimentificare un'aria, cioè una serra. No, è solo con la ventilazione. In serra l'unico modo quello per abbassare l'umidità e anche la temperatura è la ventilazione, non hai altro modo, perché quelle cose che vendono come sali, quelle cose lì non servono assolutamente a nulla, sono una stupidaggine. Beh, ci sono i deumidificatori, ma credo che sia un impianto un po' troppo impegnativo. No, vabbè, però no, diventa una cosa. Ma se l'ambiente non è chiuso, il deumidificatore in un ambiente non sigillato non ha senso. Non sigillato non ha nessun senso. Quest'anno per la prima volta, seguendo i vostri consigli, ho fatto un trattamento preventivo rameico, ora vediamo così. Bravo. Mi sto lanciando in queste... Hai fatto bene, io sono uno dei promotori e dei fautori dei trattamenti preventivi, perché secondo me è meglio prevenire che non dopo pentirsene di non averlo fatto. Ma una volta al mese bisogna farlo questo... Allora, considera che il rame non ha... peccato che adesso Peppe non ci può... supportare, perché lui è l'esperto della materia, però diciamo che il rame non ha una durata infinita, quindi teoricamente andrebbe dato, però diciamo che io così in linea di massima io gliene do un paio durante tutto l'inverno, gli do due, faccio un paio al massimo, proprio esagerando tre trattamenti, ma due sono più che sufficienti, perché tanto poi alla fine stiamo parlando di 2-3 mesi, quindi alla fine a fine marzo le tiriamo già fuori, quindi insomma può andare bene anche del Previcur? No, perché spero che Beppe mi dia ragione, però il Previcur è diciamo che più per trattamenti mirati, credo bene, no? Vediamo se ci scrive qualcosa Beppe, nel senso è più per, che ne so, marciumi eccetera, invece il problema è che è un sistemico, esatto, e quindi non è un prodotto che va in copertura, invece il rame da contatto quindi dà una protezione all'epidermide della pianta. È ideale per le femmine quello che è stato citato, esatto, perfetto, e non si può citare perché è un prodotto commerciale. È il principio attivo. Ipermapirbo Club, Peppe. Come si chiama? Promocarb, mi sembra. Promocarb, è vero. Scusate. No, vabbè, dai, allora, scherzo. Ecco qua, ci dice Beppe che il rame dura nel tempo, circa una quindicina di giorni, e però indurisce le superfici. Quindi dicevamo l'altra volta, quando abbiamo parlato delle semine, che è utile sulle piante adulte, però attenzione ad utilizzarlo sulle semine, perché appunto indurisce troppo la cuticola e siccome quelle sono piccoline e sono in crescita, le potrebbe rovinare. Quindi il rame va bene come copertura d'inverno, ma sulle piante adulte, non sulle piccole. Poi vediamo se c'è qualcun altro che ci vuole condividere la propria esperienza. Se c'è qualcuno che non abbiamo mai ascoltato in questi incontri che abbiamo fatto. Credo che Rita stia parlando, perché... Ecco, Rita, sì. No, non ti sentiamo. Si sente.
si sente un rumore di fondo del microfono. Ha lo stesso microfono di Beppe, sì, esatto, secondo stesso me. Problema del Guarda. Microfono di Beppe. Ottimo, eh? Allora vi dico io cosa Cristina. Vai. Cosa combinerò quest'anno? Allora io ho avuto prima un terrazzo, io ho mammillarie e opunzie, soprattutto piccole opunzie. Io abito in Veneto, quindi zona di umidità come Walter. E l'ho sempre tenuta in una terrazza, però adesso non ci stanno più e quindi mi sono comprata una piccola serretta di quelle in policarbonato. A me non sono volate via le piante, sono volate via le lastre di policarbonato che ho trovato in giardino, forse in un parchetto, non le ho più trovate, alcune sono proprio sparite. E adesso non so come andrà. I miei hanno delle serre in cui tengono gli ortaggi e visto che non ho più posto per metterle, le sto mettendo là. Sono ortaggi che non sono irrigati dall'alto, sono irrigati da sotto, la serra è proprio tanto grande, quindi è arieggiata, non ci sono problemi di ristagno dell'aria e neanche di troppo riscaldamento, perché comunque per le piante poi verrà aperta. E vediamo cosa succede, perché non so come andrà, ecco, però insomma è un esperimento anche questo. Ecco, è una di quelle, appunto, di quegli aspetti che diceva prima Massimo, se proprio le volete comunque coltivare, non avete il modo di proteggerle durante l'inverno, portatele da qualcun altro. Allora, Beppe ci ha aggiornato sul prodotto di cui parlavamo prima, il principio attivo è il propamo carb, non previene ma cura, la cosa che dicevamo prima, no? Quindi quello è curativo, invece per le semine si usa a scopo preventivo prima di trattare il terriccio, prima di seminare si tratta il terriccio con questo prodotto qua che è a scopo preventivo. Non previene né cura, eh? Ah, né cura, scusami. Quindi poi invece... Ah, giustamente ci consiglia, come già ci ha detto l'altra volta per quanto riguarda le semine, che si può utilizzare invece il fosetil alluminio. Ne abbiamo parlato l'altra volta. È un prodotto molto, molto utile, perché ha la doppia sistemia, ne abbiamo parlato l'altra volta, cioè può essere trattando la pianta a sistemia ascendente e discendente, quindi è molto utile, quindi si può utilizzare sia come nell'annaffiatura che in copertura sulla pianta. Poi vediamo un po' chi altro ci vuole dire qualche altra cosa, qualche altra chiacchierata, qualche nuovo partecipante? No? Nessuno? Ma volevo fare una domanda a Cristina, che le ho volato via tutto il policarbonato, giusto? Ho sentito così, ma com'era ancorato questo policarbonato alla struttura, io ho degli scaffali banali, tipo quelli da cantina o piuttosto che altri in legno, per esempio, anche li ho presi, a cui, sui quali ho imbullonato anche con squadrette, eccetera, le lastre di policarbonato, per cui o vola via, e tra l'altro sono a loro volta il tutto ancorato alla parete, al muro del balcone, per cui mi deve volare via il balcone, cioè. No, io l'avevo messo in... Io ho una terrazza grande, aperta, e avevo poggiato all'angolo di un muro, quindi secondo me non doveva essere così... doveva volare via così facilmente. E le lastre erano fissate con delle graffette, che si incastravano tipo molle. Però... E poi il vento è stato molto forte, comunque si è piegata anche tutta la struttura. Quindi è stato è quello il problema. Quando salta la prima, anche a me è successo, quando salta la prima lastra di policarbonato, poi il vento entra dentro e fa pressione e saltano tutte, esplode praticamente la serra. Io ho risolto mettendo tra le graffette
delle striscette di ferro zincato che si usano in edilizia per tirare giù gli intonaci, sono delle guide, sono delle fascette di 2 cm che si tagliano facilmente con le cesoie, le ho tagliate a misura e le blocco fra le due graffette che stanno a sinistra e a destra dei fogli, e allora impedisce che perché il foglio si sgancia, perché si flette e quindi si sgancia dai lati, quindi impedendo la flessione del foglio con queste fascette che non costano assolutamente niente. E guarda, ho risolto. Qui a Bari il vento è fortissimo perché siamo sul mare. E dopo quell'episodio non mi sono più volate via le lastre, le ho messe sia da dentro che da fuori queste fascette, e quindi diciamo ho rinforzato i fogli di policarbonato. Invece il problema grosso è la grandine, che qui ogni tanto, e dopo aver avuto un centinaio di euro di danni l'anno scorso per una grandinata di quelle belle da tipo palle da golf, mi ha sfondato tutte le lastre del tetto, quest'anno ho messo una rete antigrandine sopra e vediamo un po' come perché, scusami, che spessore avevano le lastre di poligrafo? Sono purtroppo sono da 4 mm, sono sottili. E le ho dovute ricomprare da 4 perché vanno inserite in delle scanalature, quindi allora, non si può mettere una. Ne abbiamo già parlato sul forum, non mi ricordo, con un altro utente che ha avuto lo stesso problema. Quei foglietti che vendono nelle serrette già prefabbricate da 4 mm sono una cosa, cioè carta, è come se fosse carta vita. Sì, sì, quelli si piegano solo a guardarli. Tu, se tocchi quel foglio di policarbonato, si piega solo che lo tocchi. Quindi sono veramente, diciamo, è la stessa cosa che mettere un foglio di nylon. Quindi, per la mia esperienza, almeno bisogna mettere il 6-10 mm, perché sennò altrimenti non serve assolutamente a nulla. Io addirittura, l'ultima serra che nell'ultimo layout di serra che ho modificato l'ho messa addirittura da 16, perché non solo hai appunto una sicurezza per quanto riguarda questo aspetto grandine eccetera, ma hai anche una coibentazione dell'ambiente, e quindi sì, perché così sottili si crea la condensa famosa quasi tutte le serre, tu vedi poi dopo, soprattutto se hanno quel minimo di riscaldamento, che ti cade la gocciolina eccetera, perché si crea condensa sui pannelli. Invece col pannello da 16 che ha la tripla camera, doppia o tripla, adesso non ricordo, non mi si crea più la condensa, per esempio all'interno della serra è perfettamente asciutta. Quando me ne faccio una più grande cambierò dimensione. No, ma guarda, è un investimento, perché costa un pochettino in più il pannello più spesso, però ti assicuro che... No, che vabbè, ma questo io avevo comprato un kit in internet, ti mandano tutti i lanierini e le cose, quindi... Guarda, ha detto bene Massimo, le prefabbricate vanno bene fino a un certo punto, poi dopo se uno vuole fare qualche cosa di un certo criterio, te la devi progettare da te la serra, te la devi studiare, la devi progettare secondo le tue esigenze e secondo le esperienze precedenti, ovviamente. Bene, allora, poi a Trix lo ascoltiamo per ultimo, così prima di chiudere la serata ci racconta la sua disavventura con la serra volante. Allora, vediamo chi altro. Ah, vediamo, ci sono delle domande. Sì, una interessa anche a me, se gli rispondi. Allora, vediamo un po'. Ah, Massimo, Roberto ci ha lasciato, non me ne sono accorto, non l'ho salutato. Allora, i fogli da 4 Alfio ci chiede, ma i fogli da 4 mm possono essere sostituiti con i vetri? Sì. Però attenzione, dipende da che vetri parliamo, di quali vetri parliamo, cioè se li sostituiamo con vetri da 4 mm normali non serve a nulla, perché a questo punto è meglio che ti tieni il policarbonato, perché il vetro sottile non è coibente, è pericoloso perché si può rompere facilmente, quindi a quel punto no.
se proprio vuoi mettere i vetri, dovresti mettere i vetrocamera o vetri antinfortunistici, però a quel punto ti costa una cifra, non vale la pena. A quel punto conviene mettere un pannello di policarbonato più spesso, ti costa assolutamente Beh, 4 mm è un vetro abbastanza spesso comunque. meno. No, il vetro da 4 mm è il flot che si usava nelle finestre classiche prima dell'avvento del vetrocamera. Ed è il vetro normale che si usava fino a poco tempo fa, non ha alcuna coibenza Sì, quello può ed è darsi. pericoloso, nel senso che Io la vedo come dice si può rovinare. il vetro secondo me non è adatto perché poi fa anche effetto riscaldante ancora di più. No, 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 attenzione, dipende dal tipo di vetro. Ecco perché dicevo prima, dipende dal vetro. Ci sono, perché le serre, non avete mai visto le serre inglesi che sono in ferro battuto e vetro? Dipende dal vetro che si utilizza. Non è detto, cioè ci sono vetri che hanno delle performance addirittura superiori al policarbonato, però costano cifre assurde. Cioè, non sono per il nostro hobby, credo che non siano nemmeno da prendere in considerazione. Se uno ha soldi da spendere, si vuole fare una mega serra con vetri camera e vetri riflettenti, allora poi c'è di tutto di più in quel campo. Allora, addirittura ci sono, vabbè, questo ve lo dico giusto come, così, come nota di colore, ci sono addirittura i vetri, non so se sapete, con all'interno delle particelle LCD che vengono eccitate elettricamente e si schermano i vetri in funzione della radiazione solare, quindi, ma parliamo di cifre assurde però. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice Fabrizio Brunetti. Ci dice: ma oltre a non annaffiare prima di mettere via le piante, che trattamenti prodotti bisogna usare durante l'inverno? Niente, l'abbiamo detto prima, è sufficiente al limite se uno lo vuole fare, però non è un obbligo, nel senso che molti non lo fanno. È sufficiente un trattamento con rame o cicloruro di rame miscelato con acqua, si spruzza sulle piante. Poi, al limite, prima di con l'ultima annaffiatura si può aggiungere un sistemico, però insomma potrebbe anche non essere necessario perché le piante vanno a riposo, quindi a quel punto c'è la sistemia non funziona più, cioè non c'è assorbimento. Quindi poi vediamo un po' che cosa ci dicono. Io, Giancarlo Carbone, ci dice: io sono al primo inverno e quindi è tutta un'incognita, però nello specifico, sapete le Madukana Madisonorum se soffrono temperature sotto i 10 gradi? Ho anche alcune Euphorbia e un'Euphorbia mammillaris. Allora, per quanto riguarda la Madukana, io la tengo nella serra insieme a tutte le altre. Insieme alle mammillaria, cioè, quindi nessun problema. L'unica cosa che Oh, scusa, siccome mi interessava in particolare, perché l'ho presa da poco, anch'io ho la stessa matucana, ma per sicurezza mi ha l'unica cosa detto che ho notato che ha un piccolo problema la matucana per quanto riguarda l'umidità, soffre non molto l'umidità. E si macchia facilmente. La pianta non muore, non ne soffre, però gli si creano sopra delle macchie, eccetera. Da quando ce l'ho in serra non si verifica più questo problema qua. Prima ce l'avevo nel portico dove l'umidità era elevata. in serra. Sì, adesso ce l'ho in serra insieme a tutte le altre piante, tutte trattate allo stesso modo. E Io ciò. l'ho messa per sicurezza, l'ho messa insieme alle euforbie che sono più delicate ai climi freddi in casa. Sì, diciamo che poi, come abbiamo sempre detto, dipende dalle esperienze personali di ognuno, bisogna provare. Le condizioni climatiche non sono uguali dappertutto, in tutta Italia, purtroppo l'abbiamo sempre detto.
Allora, Rita Lila ci dice: recuperando uno scaffale, l'ho coperto con il vetro, ho recuperato una porta ai lati, ho messo del tessuto in un tessuto che posso tirare su se c'è il sole. In caso di pioggia, tiro giù un nylon che ho fissato in alto, ma lo faccio scendere al bisogno. La serra è appoggiata al muro, ma non totalmente, perché ho i tubi del gas esterni, per cui appoggiate ai tubi. Da quando vedo non c'è condensa, però mi sto chiedendo se mettere il TNT doppio. Comunque l'anno scorso sono sopravvissute bene così. Allora, tutto dipende dalle temperature, ovviamente, dalle temperature e dall'umidità che raggiunge dalle due parti. Quindi sì, diciamo che se non scendono sotto zero le temperature e l'umidità è nella media, può andare bene il sistema che stai adottando. Poi vediamo se c'è altro. Gino dice che le ha tutte fuori, solo da un paio di volte il rameico 2 mg per litro di acqua un paio di volte all'anno, sì, appunto quello che dicevamo prima. Bene, sentiamo qualche altra esperienza eventualmente per capire un po' nelle varie zone d'Italia come ci rapportiamo. Fabrizio Brunetti, non mi ricordo se l'abbiamo già sentito. Ah, Alfio Mazzei, Alfio. L'altra volta. Ah, l'abbiamo già ascoltato. Ah, ecco, c'è Pakun di Verona. Non lo vedo più, però ho visto il messaggio. Ah, ecco, Pakun, saresti, scusami, Pakun, puoi attivare la webcam e il microfono? Non mi senti? Ah, non ce li ho. Ok, allora non ti posso intervistare. Allora, vediamo chi altro vuole chiacchierare. Ah, Gino mi dice che stava rispondendo a Giancarlo, quindi non era una domanda. Va bene. Vediamo un po'. Ah, Emanuele Carotti, prima, oppure Alfio Mazzei che si sono collegati all'inizio, sono nuovi, sono appena. Ah, eccolo qua. Emanuele, Sì, com'è la allora, tua si vede con molto esperienza? interesse. Io in realtà sono al mio primo inverno, quindi per questo ero particolarmente interessato. E ho provato a costruire, ho visto un po' di quelle serre a cui facevate riferimento, diciamo, già pronte, no? Che vendono i grandi magazzini o simili. E invece ho provato a costruirne una con un po' di abete di recupero, sottomisure, eccetera, una sorta di scaffalatura, a cui poi vorrei mettere, diciamo, sopra e di fronte un velo di nylon per proteggere dalla pioggia e magari lateralmente solo il tessuto non tessuto, di modo che possa circolare l'aria e posizionarla sotto, diciamo, sotto lo spiovente della tettoia della casa. Quindi magari poi appena sarà pronta vi condividerò qualche foto. Certo. Mi darete la vostra opinione. Ma tu sei iscritto al forum nostro, con quale No, nick? per adesso ho solo seguito Ah, sul ok. forum l'articolo. No, poi E arrivato comunque. se vuoi condividere questa tua esperienza, semmai la metti sul forum, fai un post così poi chiacchieriamo Sì, di queste cose perfetto. qua. Che temperature raggiunge dalle tue parti, così giusto per capire. Ma Pronto? era, io le ho qui. Ti sento a tratti. Scusami, la connessione è un po' lenta, per quello ho tolto il Dicevo, video. che temperature raggiunge dalle tue parti? Adesso la minima siamo intorno ai 6-7 gradi. Al E dico al minimo in inverno quando fa. minimo qualche volta gela, qualche volta va, insomma, 0, meno 1 lo fa. Più che altro è una zona molto umida. Quindi la preoccupazione mia è ripararle dalla guazza, diciamo, Dalla condensa. dall'umidità. Certo. Sì, diciamo, guazza è una parola toscana, però Sì, ci no, siamo è capiti. comprensibile. Qua poi ci sono molti toscani qua in giro. Allora, vediamo un attimo se
Alfio Mazzei, che all'inizio mi aveva fatto delle domande, però poi ci siamo persi un attimo perché è iniziata la chiacchierata. Ecco, Alfio, dici la tua esperienza. Sì, ciao. Io vivo in Svizzera, come ti dicevo, ma appena dopo il confine vicino a Como. Ho comprato una di quelle serrette di cui parlavate anche voi, quelle da 4 mm, e ho un po' la preoccupazione di metterci delle piante che magari ho anche pagato un po', perché appunto a me piace il Lopo Cereus, ho preso una pianta da 1,30 m, l'ho pagata più di 200 euro, quindi cioè, mettercela dentro, io ho paura che mi scende troppo la temperatura. Ho costruito un piccolo sistema di riscaldamento, però magari mi salta la luce, non so. Ho un po' un impianto elettrico vecchio, ho preso un piccolo riscaldamento di quelli con la ventola. Poi ho costruito anche con degli impianti di raffreddamento del computer, due ventoline le ho messe in alto, insomma ho creato un sistema di aerazione, di riscaldamento, però onestamente finora le ho tenute, è il primo anno anch'io che faccio questo esperimento, però finora le ho tenute sempre in casa e non mi sembra stia male, ecco. C'è la luce, c'è ovviamente il caldo, ma non gli do da bere. Io spero che... Non so cosa fare, anche per quello che ho voluto partecipare a questo incontro, proprio per chiedere... Allora, di norma, l'abbiamo detto prima, di norma se gli dai caldo e luce le piante crescono, e quindi poi gli dovresti dare l'acqua, perché sennò si disidratano troppo, oppure tendono a filare, quindi... non lo so, se tu hai trovato questo sistema che ti sta bene, io però ti consiglierei, visto che l'hai costruita la serretta, qualche pianta mettila fuori. No, ma certo, qualche ma ne ho messe dentro. Semmai per diciamo qualcuna un po' più resistente, comincia a portare fuori, fai esperienza per vedere quelle che resistono di più e poi piano piano capirai quali possono stare e quali no. Per adesso ho messo dentro delle opuntie, le forbe le ho portate in casa. Allora, le opuntie, la maggior parte delle opuntie le puoi lasciare fuori in inverno, addirittura in alcune specie possono resistere pure sotto la neve, quindi non hai nessun problema. Però la neve è bagnata. No, vai tranquillo, ci sono delle opunzie, se tu vedi, basta fare una piccola ricerca su internet e vedi cactacee da freddo e troverai tra le prime foto, troverai le opunzie, gli echinocereus, le scobaria, pediocactus, tutti questi generi qua addirittura possono stare sotto la neve, in acqua, addirittura ghiacciata per tutto l'inverno, quindi non hai problemi. Però quelle diciamo medie che coltiviamo un po' tutti, quindi che ti posso dire la mammillaria, il gymnocalycium, che ne so, l'ariocarpus, se le tieni nelle condizioni e alle temperature che dicevamo prima con Massimo, vedrai che le puoi tenere all'aperto, coperte dalla pioggia, non ci sono problemi. Le opuntie sicuramente, però qua la temperatura d'inverno potrebbe arrivare anche meno 6, meno 7, meno 10 gradi. Problema. Non c'è problema. Per le opuntie, però poi c'ho anche delle browningie, c'ho delle altre, magari delle piante un po' più sensibili al freddo, quindi ecco. Allora, quelle più sensibili... Le aloe, ecco, ho parecchie aloe. Quelle più sensibili le tieni riparate appunto nella serretta con un riscaldamento minimo, le tieni sui 5 gradi, non hai assolutamente problemi. Certo, fuori, come dicevamo prima, all'esterno un melocactus o un'euforbia o una cosa non ce la metti. È ovvio, perché l'euforbia ha bisogno almeno di quei 10-12 gradi d'inverno, se no altrimenti ti si rovina proprio, perché è una pianta subtropicale.
Probabilmente mi preoccupo più di quello, insomma, le piante sono più resistenti di quello che pensiamo, esatto, tante volte. Esatto, poi alla fine ci facciamo tanti di quei problemi, ma loro resistono più di noi. È più dei nostri 100.000 dubbi alla fine. Vediamo se c'è qualcun altro, se no altrimenti chiudiamo, che già siamo arrivati a una certa ora, come al solito. Se c'è qualcun altro che vuole chiacchierare, altrimenti ci vuole esporre la propria esperienza. Ah, Pietro Console non è entrato adesso? Non ci senti? Un po' che c'è. Ah, c'è da un po'? Non me ne sono accorto. Sì, è entrato un po' di minuti fa. Ci senti, Pietro? No? Va bene. E allora chiudiamo in bellezza la serata con Massimiliano che ci racconta la sua disavventura. Vabbè, ora sembra che io sono un disastro proprio patentato. Allora, io ho iniziato tanti anni fa, prima di tutto, sono toscano, provincia di Livorno, da me le temperature non sono così rigide. Basti pensare che questo periodo, questi giorni, le minime sono su 7 gradi, ora ho visto 8, io ho anche una stazione meteo, quindi controllo 24 ore su 24, anche un sito internet dove ho la mia stazione meteo, quindi ho i dati degli ultimi 15 anni, sono un po' fissato anche sulla meteorologia. Quindi dicevo, temperature non tanto rigide. Scusami Massimo, Massimiliano, scusami. Ti posso interrompere un secondo perché si ricollega al discorso che stavamo facendo prima. Beppe ci ha precisato, attenzione, niente acqua, non fatevi impietosire, e nella loro natura rimanere a secco, quindi d'inverno niente acqua se stanno al freddo. Ok, scusami, continua, ma era legato al discorso di prima, sennò poi se lo dicevamo dopo si slegava e non si capiva di che stavamo parlando. Vai. Sì, dicevo appunto, temperature da me non sono rigidissime, quindi pochissime volte durante l'anno si arriva su 0, 1 grado, la neve l'ho vista qui 3 o 4 volte in quasi 50 anni, quindi... Insomma, le temperature sono abbastanza fortunato. E ho iniziato con le serrette, quelle che si compravano nei vari negozi, diciamo, di bricolage, e è stato un disastro, perché nonostante mettessi pesi, mattoni, quindi non consiglio a nessuno di comprare queste serrette se abitate in zone dove ci picchia parecchio il vento, perché da me, io sto al terzo piano sul mare, quando fa ponente o soprattutto ponente e lo fa forte, vola tutto, e ho avuto una tragica esperienza io nel 2011, dicembre 2011, quando ci fu un forte vento di ponente, pioggia, insomma, tornado, vento con raffica a 60 nodi, e praticamente mi sono tirato sul lavoggibile della terrazza, perché io tengo, diciamo, le piante sul terrazzo, e ovviamente ho visto un disastro davanti a me. C'è anche una foto dove ho mortalato tutto quello sfacelo che avevo davanti. Infatti ora metto anche il link sul forum, del forum, quindi ci avevo fatto anche un post con tutte le piante che in terra, e alcune sono volate da tre piani. Perché Massimiliano, lo puoi condividere direttamente qui se vuoi, l'ho messo a schermo, lo puoi condividere. Aspetta, se vai giù, se ce l'hai presenta aperto ora, sì, presenta aperto ora, eccolo qua. Presenta ora e ci fai vedere la schermata del forum. Aspetta, se ce la faccio, una scheda, eccolo qua.
è un po' sì, sono tecnologico, è abbastanza, si vede un attimo qualcosa, sì, si vede, vediamo, si vede, si vede il danno, sì. Quello che mi si è presentato davanti agli occhi, insomma, non è un danno. Un disastro che non auguro mai di vedere di prima persona, perché è rimasta sul balcone. Praticamente la serretta era tutta ancorata, fissata con delle grosse mattonelle pesantissime e tutto, però il vento ha fatto vela, è entrato dentro, ha distrutto tutto e praticamente le piante sono anche volate giù dal terrazzo, da tre piani, alcune non le ho nemmeno più trovate, cartellini delle piante, chissà dove sono andate a finire, quello è il minimo, ma alcune ce l'ho fatta a recuperarle, però erano tutte distrutte perché alcune proprio sono rovinate nella caduta, insomma un disastro. Dopo questo punto disastro che mi è successo, mi sono organizzato e ho preso una serra che mi sono fatto fare su misura in policarbonato alveare, fissata, ancorata al pavimento del terrazzo, quindi se risuccede una cosa così, che sono risuccesse perché da me fra virgolette abbastanza frequente che ci sia vento forte, non è mai, cioè non si è mossa nemmeno di un millimetro, quindi per ora funziona tutto bene. Io la tengo sempre aperta, io tengo la serra a due ante scorrevoli e io la tengo aperta, la chiudo quando piove, in caso di questi giorni che ha piovuto un po' la chiudo, quindi non faccio entrare la pioggia, però per il resto non ho mai avuto nessun problema. Va bene, e allora dopo questa bella esperienza di Trix, Pietro Console ci dice che non ci vede, ci sente, ma non gli funziona l'audio, quindi non può parlare con noi, non può chiacchierare. Poi, che cosa ci dice Walter? Se posso consigliare, si possono usare anche cassette della frutta girate sotto sopra e coperte col del TNT. Ovviamente per piante non troppo alte. Sì, certo, poi tutti gli stratagemmi sono utili. Ognuno poi si industria come può. Allora, io direi che se abbiamo... Se nessun altro vuole condividere la sua esperienza in merito alle protezioni invernali, io direi che la possiamo chiudere qui, vista l'ora tarda, e ci risentiamo la prossima volta. Sul sito, sul forum di Cartofili troverete domani, appena ho un attimo il tempo di prepararle, troverete le registrazioni integrali della chiacchierata di questa sera e troverete anche il PDF della relazione che ha fatto Massimo. Ovviamente tutto questo lo trovate sul nostro canale YouTube, Cartofili 2.0, al quale mi auguro siate tutti iscritti, è vero? Sì, fate sì con la testa, sì, è vero che siete tutti iscritti? Bravi, bravi. Quando controllate una cosa, perché mi hanno fatto notare che nonostante, cioè oltre a essere iscritti, bisogna cliccare sulla campanellina che c'è a fianco a dove c'è scritto iscritti, perché serve per ricevere le notifiche dei nostri, la campanellina, serve a ricevere le notifiche di quando vengono pubblicati nuovi video, eccetera. Io ve lo riferisco perché non sono un esperto di YouTube. E un'altra cosa, ovviamente mettete i mi piace ai nostri video, così insomma cresciamo sempre di più. Più ne facciamo, più insomma, speriamo di continuare questa cosa qui,
più a lungo possibile. Va bene, allora un attimo, forse c'è un'altra. C'è un'altra. Ah no, sono saluti. Ok, benissimo. Allora, buona serata a tutti. Vi anticipo già che ci risentiremo a breve. Probabilmente già prima di Natale ne faremo un'altra, però non vi dico ancora il tema perché sarà una sorpresa. La solita sorpresa. Alla prossima. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie. Ciao. È stato un piacere per i nuovi.